Seiesimo Carnevale di Gorizia, secondo tempo. Libertà di Villeneuve dello Iudiro, grandosa rappresentazione della rivolta contadina contro i nobili che scosse il Friuli in quest'anno. Hanno detto, ma perché non si può rievocare anche nel periodo di Carnevale un fatto così grande, così importante come è successo? Pensa, se la gente, consiglio tutti di leggere qua proprio il Messaggero Veneto di lunedì 28 febbraio, pensate che sulla pagina dell'Udinese raccontano che si è stato addirittura fatto un grande convegno a Udine, guarda, con Andrea Zanini, docente di storia moderna dell'Ateneo Friulano, l'antropologo Giampaolo Gri dell'Ateneo di Udine, lo storico dell'età moderna Furio Bianco, hanno trattato proprio questo argomento, però loro avevano già fatto tutto il lavoro. Questo sì. È proprio, vedi, e questo anche è bello del carnevale, che non bisogna mai trascurare. Perché si sceglie un argomento del genere? E pensa, loro hanno fatto questa scelta. Il gruppo ha proposto addirittura quattro carri animati da centinaia di figuranti, pensa, in maschera. Un castello, dietro le mura c'erano merlate, proprio ti dico, merlate di contadini con i forconi che inneggiavano alla ribellione in fienile. Dico, insomma, se questa era messa sul serio, quindi, cosa facemo? E invece mi sono avvicinato, ho detto, insomma, se era biai, no, mi ha offerto ancora un bicerte bianco che non te dico, no? Benissimo. Il castello, guarda, dal castello poi usciva ogni tanto una donna che era simbolo della libertà conquistata, con in mano la bandiera friulana, l'aquila due teste sul campo azzurro, ma pensa tu, no? Sì, sì, una e questo rievocava proprio i tragici genocidi proprio del Novecento. Io consiglio tutti, andate a leggere questo giornale, se no mettete su internet Udine 1511 che è un successo. Sì, sì. Bravi, questi sono stati bravi e ha fatto bene la giuria di Gorizia, sì, a scegliere direttore, adesso mi dire, questo carro, perché inneggia 1511 le libertà di Villeneuve degli Udri, che anticipava poi anche questa grande aspirazione della libertà del Friuli. Bravi, veramente bravi e belli. Carnevale si può fare anche con cose serie. Allora, guarda che serietà qua. Allora diciamo che questa è una comunità che si trova in località vicino a San Giovanni in Antigione. Villeneuve del Iudiro, sulla strada per andare a Udine, lì sì, non si può sbagliare. Allora diciamo che qua ci sono oltre 200 partecipanti. Guarda, io ho sentito parlare di 192. Ecco, allora sono delle persone veramente sempre unite insieme che ci chiamano, a me non chiamano Gorizia TV ogni anno. Che non è di Udine, eh? No, che lì non è di Villeneuve, ecco, che lì è di Gorizia, lì è della Mainisa. Le suocere sono, no, lì. Quella di prima era della Mainisa, era della Mainisa, sì. Beh, ma tutto il grande Friuli, perché sono di famiglie friulane, loro, ecco, vedi il Friuli, che cos'è il Friuli, no? Il Friuli è il Friuli, sì. E dopo ti dico, qua c'è la Padania, ma stiamo buoni, mi scusino quelli di Lombardia che mi ascoltano, soprattutto mio nipote che è un gran padano, eccolo lì, benissimo, bello, molto bene, abbiamo fatto bene a soffermarci proprio su questo carro. Allora diciamo, perché Gorizia TV vuole sempre, guarda, si può fare il carnevale con cose, con argomenti molto molto seri e anche divertendosi. Bene, bravi, allora, veramente. Allora salutiamo il grandissimo Renato Zoff, che lui è il coordinatore, quello che pensa, quello che fa, quello che attira tutte le, che va a prendere, insomma, tutte, scusa, le, ma Zoff non sei un nome Teron, no se Furlan, ma scherziamo, cioè, Zoff, sì, è un nome friulano, caro. Battevano per la libertà del Friuli, esatto. Pensate voi, no? 1511, la più grande rivolta del Medioevo. Eccolo lì, bene, andiamo, ecco qua l'amore, ascoltiamo un po'. Ma dovevi vedere quella ragazza che usciva, che portava la bandiera friulana. Ma siamo arrivati ad un altro carro. No, no, sempre lo stesso caro Franco. Ora lì. Quello lì è quella ragazza che tu hai detto che viene fuori. Ah, no, era questa che veniva fuori, ma guarda, era una roba, io li ho visti. Era una cosa veramente. Sai cos'è, direttore? Noi li abbiamo visti da fermi, perché abbiamo sfidato quello con il nostro carro. E dopo li abbiamo visto da fermi. Eccoli. Però qua, guarda, ha la bandiera dei Friuli? Sì, hanno la bandiera dei Friuli. Ah, sono i colori del Friuli. No, non era questa, perché questa che usciva aveva proprio la bandiera del Friuli. Adesso la vedrai. La bandiera del Friuli con Franco. No, sono entusiasta, guarda, senti, sono entusiasta. Adesso la vedrai. Calma, sono che entusiasta. La vedrai. Guardala laggiù in fondo, vedi che c'è. Ma guai, ma io carnevale non. Vedi laggiù in fondo cosa, che c'è la bandiera? Adesso la vedremo tra un poco, guarda che gioiello, che questa, occhi! Questa sarebbe la bandiera. Questa è della Furlania, Cesare, questo è un altro gioiello della Furlania. Guarda che, sì, guarda che pezzi altissimi che abbiamo in queste zone. Direttore, lo sai qual è la dote del Friuli? Il balcone del Friuli. Il balcone, le dote delle femmine del Friuli. Vieni Cosis e va bene, andiamo avanti. Andiamo avanti. La conoscono tutti, sì. Non cerchiamo di non approfondire con un altro gioiello. No. Pensa. Facciamo una bella carrellata di questi gioielli. Aspettiamo di vedere l'aquila a due teste in campo in azzurro, guarda, su campo adesso, azzurro. Adesso la vedremo tra un questo attimo. Cos'è? Un piccolo friulano questo? Piccolo friulano che guarda queste dolcezze. Adesso vado da questa altissima. Sono 192 componenti. Benissimo, guarda. Adesso vado a vedere da questo gioiello. Di tutte gioiello. Le età. Guarda, vado a vedere questo gioiello altissimo, ora che è alta. La vedi da dietro che scusa, c'è la direttore, posso dirti una cosa? Hai visto che c'è la bandiera? Insomma, per chi non usa il gioiello qua? Tutti. Ah, ho capito.
Noi diamo sempre dei gioielli, difatti quando che mi dicono le donne tu dici gioielli a tutte. Scusa, tu chiedi tutto l'indirizzo, il numero di telefono, il sito internet. Guarda, guarda la bandiera, vedi la sulla bandiera che garrisce nel... questa sarebbe la bandiera, sì, grazie direttore, grazie direttore. Sì, 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 sì. Direttore, stiamo parlando di... è questo anche, no? Stiamo parlando di robe serie. Cioè, allora tutte, ricordiamo sempre che... Tutte ragazze anche ben messe, guarda, senti, guarda. Ma allora diciamo, ecco una rossa, una questo rossa sarebbe, quella è la ragazza. Eccola qua. Beh, allora, visto i costumi, visto i costumi. Allora diciamo che questo è sempre il carnevale di Villanova degli Udrio. Carnevale di Gorizia e il caro di Villanova dello Udrio. Oh, carnevale di Gorizia, direttore. Fai attenzione. Eccola qua. Salutiamo questo signore. Guarda, abbiamo parlato con le... sai cosa hanno detto tutte? In quel momento li avevamo provocati noi di Gorizia. Gridavano, vive il Friuli. Bello, molto bello. Benissimo, molto bello. Eccoli qua. C'è andiamo... questo grande senso di appartenenza, questa grande... dicevano una volta la grande nazione. Ecco le bandiere. Ecco le bandiere del Friuli. 1511. Si ricorda un fatto tragico, ma che fu proprio una spinta per una grande richiesta di libertà, perché i nobili veramente opprimevano questo popolo. Esatto, è quello che adesso tra ecco, poco vedi, ci molto bello. È quello che ci tocca a noi adesso, caro Franco. Guarda, perché adesso siamo sfruttati in un modo pazzesco, tasse a pieno, e dobbiamo faticare in un modo pazzesco. E poi Gorizia ha i suoi mali particolari, siamo troppo divisi, sai, siamo troppo... Bene, siamo stati in carnevale, dai. Andiamo avanti col carnevale, adesso andiamo a vedere un altro carro. Sì, per quanto riguarda i carri friulani, ancora una volta ricordo che quando sono questi carri, avvicinatevi tutti quanti alle cantine, perché c'è sempre qualcosa, come dire, da qualche fondo di barile da raschiare. Benissimo. Molto generosi come sempre i friulani. Grazie, belli. Sono allora salutiamo il carro di Villanova e andiamo con un altro carro. Ascolta. Beh, qua siamo andati da un'altra parte del mondo, no? Ciao Gorizia TV, mi ha detto, vediamo un po' chi sono questi. Eccoli qua. Questi direttamente dal Giappone, vedi come sono vestiti, da Geisha, no? Vedi o no? Beh, niente male, eh? Eccoli qua, guarda. Beh, guarda anche qua la ricchezza dei colori e dei costumi. Pensa che qua c'è gente che poi non va a comprare questi costumi in Giappone, no? Se li fanno loro, perché quello è bello del carnevale, bisogna valutare anche quanta creatività, quanto lavoro ingegno c'è dietro. Lavoro. Pensa c'è un tu. Lavorone veramente... Ed è quello che è il bello, ecco perché dicevo un grande fenomeno sociologico. Prepotto, no? Erano di Prepotto. Prepotto. Sai la casa che fa, insomma. Eccoli qua. E traduco in italiano, guardate qua cosa fanno. Ecco, traduci sempre in italiano che ci vedono dappertutto. E ora salutiamo. Ma guarda, io quando vado a Milano, guarda, parlo in friulano più di qualche volta, sai, soprattutto quando ti vedono la macchina, perché io ancora ho fortuna di avere sulla macchina la targa Gorizia e ti viene vicino e ti dice ma le sei le furlanie, oh finalmente così. Bello, ma Gorizia è mista, è isottina e friulana. Bella, stare, Gorizia, dai, senti direttore, non cominciamo perché Gorizia era più friulana di Udine, chiaro? Va bene. Ma guarda, Udine, cosa zelo, cosa galo, dai. Gorizia invece a San Rocco si diceva così, siamo stato. Come sta lassù quel signore lì? Sta bene o no? Sì, era un po' sul giro d'aria lì. Va bene. Sì. Ecco, andiamo avanti sempre. Anche con questo. Questi sono i grandi cari con le grandi figure. Vedi, come vedi, la satira politica non è venuta fuori da nessuna parte. Soltanto per ultimo, la perché vedremo tra un attimo. Ecco, perché dicono che, come dire... Dicono che la gente si è stufata un po'. Io invece ho un'altra impressione, sai? Invece penso che la politica non gradisce tanto che sia fatta la satira al carnevale. Di questo ne sono convinto. Ma era un periodo che se ne faceva tanta e quest'anno invece... Ma non vorrei mica fare tanta, ma almeno un po' così, sì, no? Un po'. Ma nel finale ci sarà. Nel finale ci sarà perché ho intervistato anche l'assessore... il vice sindaco Fabio Gentile, che lui anche lui diceva, ma dopo la fine invece c'era. E poi abbiamo anche l'intervista all'assessore alla cultura Antonio Devetag. Anche lui un vecchio goliardo, lui è anche un amante del carnevale. Ecco. Però mai maschera. Lo salutiamo perché ha avuto anche un incidente, ho sentito un momento fa.